Ciao ragazzi e bentrovati a questa nuova puntata di Tra Cazzotti e Cerotti, il programma interamente dedicato alla scoperta delle arti marziali. Come ogni settimana andremo ad analizzare un diverso stile di combattimento. Oggi ci occuperemo del Tenshin Shoden Katori Shintoryu, riconosciuto come tesoro nazionale dell'arte e della cultura giapponese. Ora ascoltiamo brevemente la storia di quest'arte e dopo andremo a conoscere il maestro Andrea Re. Tenshin Shoden Katori Shintoryu è una scuola di spada giapponese con una tradizione di oltre 600 anni. Il suo fondatore, Yenao Itsasa, nacque nel 1387 in Giappone, nella provincia di Chiba. Ricevette un severo addestramento nell'arte della spada e della lancia, prestando il suo servizio in numerose battaglie a seguito delle quali si costruì la reputazione di esperto guerriero. L'origine leggendaria di questa scuola viene fatta risalire al giorno in cui Yenao, trovandosi presso il tempio di Katori per pregare, ricevette una pergamena divina contenente i segreti delle arti guerriere. Tale pergamena gli fu consegnata dal dio della guerra, il quale gli profetizzò anche il suo futuro come maestro di spadaccini sotto il sole. Questo è il motivo per cui il fondatore decise di chiamare questa scuola Tenshin Shoden Katori Shintoryu, scuola trasmessa direttamente dalla divinità shintoista del Tempio di Katori. In Italia, questo stile di combattimento armato viene insegnato presso l'Accademia Italiana di Spada Giapponese dal maestro Andrea Re, VII Dan, seguendo la linea del maestro Goro Takeyama. Nel Katori Shintoryu si studia principalmente l'uso della spada giapponese e le interazioni con le armi tipiche dei guerrieri del tempo. Le basi della maggior parte delle arti marziali giapponesi conosciute oggi possono essere fatte risalire alle conoscenze derivanti da quest'arma. Essendo una scuola tradizionale, ha mantenuto forme e spirito invariati nel tempo. Grazie all'ausilio dei kata, o forme codificate, l'allievo studia il maneggio della spada attraverso l'utilizzo di un bokken e le strategie di combattimento progredendo in un percorso che lo porterà ad utilizzare il bo, un bastone di 180 cm, il naginata, simile alla alabarda occidentale, lo yari, lancia, il kodachi, pugnale tipico dei samurai, e l'utilizzo di due spade, il ryoto. Particolare rilievo ha anche lo studio dell'estrazione veloce della katana e l'utilizzo di piccole armi da lancio. Anticamente, oltre agli aspetti puramente marziali, venivano anche studiate pratiche ascetiche volte a rafforzare il proprio spirito, nonché l'arte della tattica bellica attraverso l'utilizzo di stratagemmi e astuzie volti a trarre in inganno il nemico. I kata sono organizzati in livelli. Il primo comprende tutte le guardie e gli attacchi principali della scuola. I praticanti si allenano nella gestione del tempo e dello spazio, peculiari per le diverse varie armi. La progressione didattica si sviluppa in altri due livelli nei quali vengono tramandati i lati più segreti di questa scuola e la distanza tra i combattimenti è estremamente ravvicinata. L'abbigliamento è costituito da un gi, una giacca d'allenamento comune a molte arti marziali giapponesi, dalla kama, un pantalone con sette pieghe rappresentanti le virtù che ogni samurai dovrebbe perseguire, e da un obi, una cintura avvolta in spire attorno alla vita che permette di alloggiare le spade. Come vi ho anticipato, ora intervisteremo Andrea Re, uno dei due maestri più alti in grado in Europa del Katori Shintoryu della linea Akateyama. Buongiorno maestro. Buongiorno. Può raccontarci come si è avvicinato a quest'arte, la sua esperienza, il suo percorso? Io, va bene, sono di Milano, sono nato qua, ho sempre vissuto qua a Milano e in gioventù ho approcciato ginnastica artistica.
arrivando avanti nell'età, circa sui 20 anni, avendo smesso di fare competizioni eccetera, cercavo qualcosa di interessante e ho iniziato a interessarmi alle arti marziali giapponesi. Quindi incontrai l'Aikido, di conseguenza le armi dell'Aikido mi portarono a questo tipo di attività subito dopo 4 anni, 3 anni di inizio, e incontrai un maestro giapponese qui a Milano che mi introdusse alla spada. Quindi con lui iniziai a lavorare sullo Yai, che è un'altra specializzazione della spada giapponese, e di conseguenza al Katori Shintoryu. Iniziai a praticare nell'88 e attualmente ancora oggi, come vedete, sono qua presente sul tatami. Dovevo condividere gli allenamenti con il mio mondo del lavoro. Io all'epoca facevo il fotografo, avevo uno studio fotografico e quindi condividevo l'attività lavorativa con gli allenamenti e mi resi conto pian piano che insomma la mia vita si stava spostando tutta in un altro senso. Ora che abbiamo parlato di lei, ci racconti un po' del suo maestro. Il mio maestro di riferimento è Takeyama Goro, che era Menkyo Kaiden di Katori Shintoryu, il quale era il primo istruttore del maestro Sugino Yosho. Questo maestro era molto importante perché era coreografo, ha coreografato dei film per Akira Kurosawa, tipo I Sette Samurai e altri film che adesso non mi sovvengono, ma sicuramente è stato un personaggio tenuto molto in considerazione in Giappone come marzialista, e quindi molti registi si riferivano a lui per ottenere delle immagini coerenti di combattimento. Quindi il maestro Takeyama venne in Europa e nel mondo per più di 20 anni, quindi per noi fu naturale adottarlo e sceglierlo come maestro. Grazie a lui abbiamo aperto nel 2006 un'associazione che si rifà il suo nome, che è l'Accademia Italiana di Spada Giapponese Katori Shintoryu Hatakeyama-ha, che tuttora oggi è attiva, è una delle associazioni di riferimento in Italia per questo tipo di stile, di attività. Maestro, grazie del tempo che ci ha dedicato. Ci fa ora partecipare a una delle sue lezioni? Certo, certamente. Prego. Quindi ora vediamo il lavoro con i principianti come viene sviluppato. Passo passo, seguito da vicino. Ok. Quindi sul posto Migi Gedan. Ok. Quindi Kogasumi. Quindi Jodan, attacca Do. Ok, quindi ricevi andando indietro. Così, arriva da sopra, okay. Quindi ti stai rilassato, allungato avanti, ok, in questo modo qua, ok, di nuovo, da sopra, ok, bene, siamo arrivati fino qua, quindi adesso da qui Ogasumi, attacco da sotto i suoi polsi e lei si allontana, ok, quindi arriviamo fino qua, ricevo, quando alza lei alzo io, attacca, quindi mi allontano, attaccando da sotto i suoi polsi lei si allontana. Ma non troppo indietro, perché la spada deve difendere te, non sei tu che difendi la spada, è lei che difende, ok? Quindi deve stare allineata a questa spalla qua, quindi qua, ok? Perché lei tenderà a venire avanti, quindi devo poter colpire rapidamente in questo senso, quindi da qua colpire per poi poter entrare direttamente su di lei. Quello che loro stanno facendo in realtà è un primo kata che è chiamato Itsutsu no Tachi, che significano 5 movimenti della spada. Questo kata qua non è un kata di preparazione a una abilità meccanica per capire come funziona la spada, ma in realtà contiene il 70% dei colpi che venivano praticati in battaglia. Quindi ovviamente questo kata qui è fondamentale, è il kata che si praticherà più di tutti nella vita, perché si comincerà sempre dal primo kata, quindi dai Itsutsu no Tachi.
Quindi adesso vediamo come scendere a terra, perché questo strategicamente ci porta in un territorio molto interessante, cioè lui potrà colpire solo più o meno in un punto, non potrà scegliere esatto le gambe piuttosto che le braccia piuttosto che la testa. Quindi da questo punto qui, no, come siamo messi, unisco i piedi e scendo giù. Ok, quindi la spada rimane di fianco, quindi questo piede è ok, ben posizionato, ben piazzato, ok? Quindi quando Matteo attacca, io mi sposto leggermente fuori dall'attacco, dalla verticale della spada, ok? Quindi impugno con la mano, allungo il piede e quindi attacco il suo fianco alzandomi. Ok, il fianco, quello. No, noi attacchiamo. Il buco della camana. Esatto, noi attacchiamo il fianco perché è il buco dell'armatura, no? Questo è uno stile armato di armatura, quindi c'è un corpetto che protegge, ma c'è anche dei gambali che proteggono, quindi l'unico posto libero è questo qua, no? Quindi noi attacchiamo lì dove è libero da protezioni. Ok, di nuovo. Adesso vi spiego la composizione del nostro abito, che tendenzialmente è blu, ma come si dice, l'abito non fa il monaco, perché ci sono persone vestite di bianco e persone vestite di blu. Quindi le persone con i pantaloni e l'abito bianco sono in questo abito proprio perché io posso controllare la posizione dei loro piedi, delle loro gambe facilmente. Quindi vedo bene e anche loro come sono messi nello spazio, come lavorano, che posizioni assumono. Da un certo livello in avanti, quindi quando si raggiunge un kata, insomma, che è elevato, una forma elevata di lavoro, allora si mette questa gonna pantalone chiamata hakama, una parte dell'abito tradizionale del samurai dei giapponesi. Tanto non è vero che con questa kama i giapponesi ci si sposano, quindi è l'abito elegante. Abbiamo una cintura, come potete vedere, qualcuno ce l'ha blu, qualcun altro ha una cintura colorata un po' alta, si chiama obi. Ma questo non determina nessuna graduazione. L'obi alto serve per reggere la spada in un modo confortevole. Quindi questa attività non è uno sport nel vero senso della parola, ma è proprio una pratica marziale che pesca dalla tradizione. Quindi la tradizione non aveva bisogno di fare attività motorie come l'abbiamo noi oggi, ma utilizzavano questo per andare in guerra. Quindi, come vedete, noi non pratichiamo con armature, con protezioni, quindi quello che dobbiamo sviluppare è l'attenzione a non essere colpiti e quindi a stare sempre molto attenti, quindi lo sviluppo dello zanshin, quindi dell'attenzione. E quindi questo affina le nostre capacità di percezione. Questa pratica si può praticare anche a 70-80 anni, non ci sono problemi, in quanto non dovremmo in teoria entrare in contatto. Ogni tanto succede e quando succede, insomma, qualche dito fa male. Quindi i ragazzi ora hanno cambiato arma, stanno facendo questa arma nuova, è il bo, è un'arma lunga 180 cm, 181, ed è un'asta sostanzialmente, non ha lame, non ha punte, non ha nulla, è solo un bastone che percuote, prevede la percussione a vari livelli del corpo. In fondo invece stanno lavorando con una naginata, che è una alabarda, quindi è un bo con montata una lama ad un'estremità, quindi ha in sé le caratteristiche della spada e del bo che adesso i ragazzi stanno facendo. È un'arma complessa, si usa ovviamente anche quella a due mani, è complessa perché da una parte colpisce o punge, dall'altra taglia o affonda. Quindi è un'arma temibile per tutti gli spadaccini,
Un'arma ovviamente che è la terza arma che si incontra nel sistema, quindi la prima arma è la spada, la seconda arma è il bow, la terza arma è la naginata, la quarta arma è lo yari. Poi ci sono armi corte o armi composte che poi probabilmente dopo vedremo. Quindi queste sono le armi tradizionali che utilizzavano i bushi. I bushi erano i guerrieri e non esattamente i samurai come noi li conosciamo. Quindi la casta dei bushi, dei guerrieri, utilizzava queste armi per combattere in sostanza. Quindi un bastone poteva essere una lancia rotta o una naginata rotta che diventava all'occasione una buona arma per combattere. Ora i ragazzi passano a un'arma diversa da quella che avete visto, cioè un'arma più corta contro un'arma più lunga. Quindi l'arma più corta è il wakizashi, noi lo chiamiamo kodachi per motivi storici. È l'arma del samurai, tipica del samurai, nessun altro aveva questa arma al fianco, era l'arma che serviva per la propria difesa personale, veniva portata anche negli ambienti, mentre le spade lunghe negli ambienti tipo i castelli, le case venivano date in consegna, abbandonate all'ingresso, posizionate all'ingresso, ma generalmente dentro negli ambienti chiusi si viaggiava solo con la spada corta, anche per ovvi motivi di comodità, di non prendere dentro cose, di poterla estrarre rapidamente, non si sarebbe impigliata contro pali, muri, eccetera, eccetera. Quindi il lavoro, la difficoltà, il cambio della distanza, l'arma corta deve aspettare gli attacchi e deve subentrare, cercare di entrare nella guardia dell'arma lunga. Quindi uno studio completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto prima. Quest'arma era, si poteva dire, anche una prediletta dalle donne, perché veniva nascosta e quindi qui si imparava il maneggio e poi si trasferiva su un coltello, su un tanto un po' più corto rispetto a questa arma qua, ma i movimenti potevano essere gli stessi. Abbiamo ora un'arma composta, quindi da un'arma lunga e un'arma corta. Quindi Ryotō, due spade in termini pratici, diventata famosa per l'utilizzo di Musashi, uno degli spadaccini più famosi del Giappone, che utilizzava appunto, famoso per l'utilizzo delle due spade, ma probabilmente venivano usate ben prima di Musashi queste due spade. La spada è composta, cioè lo schermo è composta da queste due armi, quindi l'arma corta è una come uno spadino che serve per parare, per minacciare e per tagliare, per deviare, quindi c'è una doppio lavoro delle braccia. La difficoltà è tenere la spada lunga con una mano sola, che ha, se non usata nel modo corretto, non taglia, colpisce male e ha dei problemi di lancio della punta notevoli, quindi per non disarticolarsi la spalla bisogna imparare a maneggiare la spada in modo corretto. Lo spadaccino di fronte deve risolvere il problema di un attacco doppio simultaneo che si avvicenda ogni volta, quindi la difficoltà cresce nello studio. Adesso vedremo un combattimento a un certo grado di velocità, quindi con un allievo esperto, è un quarto kata, quindi è un kata che chiude un primo livello di apprendimento della spada.
stiamo vedendo lo yai, cioè quindi l'arte dell'estrazione della spada. Ovviamente questo è un tipo particolare di yai che ha proprio una propria caratteristica, quindi si divide in due gruppi, un yai in piedi e un yai a terra. Questo che state vedendo è uno yai a terra, una posizione da militari e da vedette, da sentinelle, quindi posizione accovacciata per sorprendere un avversario che cammina in piedi che si aggira nei dintorni. Chiaramente sono tutte forme codificate di movimenti che noi impariamo, pratichiamo da soli, perché le lame ovviamente hanno una pericolosità intrinseca anche se non sono affilate, in questo caso però c'è qualcuno che le usa affilate, quindi da solo è l'unico momento in cui si può lavorare in questo modo. Comunque anche una lama non affilata ha una punta che potrebbe insomma fare dei danni dentro una mano o dentro una spalla se uno la maneggia male. Quindi l'abilità è l'estrazione veloce e una serie di colpi che si succedono all'interno della forma. Quindi per praticare le persone possono venire qui a Milano in via Novara al 97, c'è la palestra La Comune, e potete avere informazioni sul sito lacomune.it oppure cercando il mio nome Andrea Re su internet avrete tutte le informazioni che vi servono per poter praticare. Lezioni gratuite di prova e pratichiamo lunedì, giovedì e sabato mattina. Comunque gli orari meglio consultare o chiamare la segreteria. Grazie. Arigato gozaimashita. Grazie a tutti.